Buongiorno a tutti amici di Pesca Zozzona, in questa splendida giornata di pioggia mi trovo sulla pontina, mi sono allontanato un pochetto e qui vicino a The King da Rosticino ci troviamo ai laghi Arcobaleno, che mi sono stati consigliati da un utente. Guardate, lì c'è un piccolo carpodromo, lì c'è un altro laghetto che dopo mi vado a impicciare che cos'è. Qui abbiamo il laghetto a Trote e ragazzi che bello, sarà perché è infrasettimanale, sarà perché è pioggia, ma sono da solo, quindi ho tutto il lago per me e nonostante sto da solo, che la signora mi poteva anche dire vabbè sei da solo, i pesci ci stanno, invece no, ha detto che più tardi me le fa comunque buttare. Molto apprezzabile. L'ingresso è di 15 euro con una canna, quindi siamo al di sotto della media. E l'acqua si può guardare, cioè già che vedi i sassi sotto, già che vedo sti pali sotto, vuol dire che non è torbidissima. E adesso vediamo cosa riusciamo a fare, no? Un attimo che mi metti impermeabile, perché la gnagnarella sta aumentando. E poi saremo pronti a divertirci. Dai, yeah. Allora, sono passati credo o 5 o 10 minuti il tempo che preparavo tutte le canne. Credo che mi abbia mangiato, ma non sono mica sicuro. Ho dato una botta, poi si è fermata. No, ci sta ragazzi. Prima trota della giornata è la Arcobaleno e cominciamo bene ragazzi. Io lo sapevo che oggi era propizio. Quando c'è stata gnagnarella, il pesce s'ossigena, non c'è un cazzo da fare. Poi è leggera, cioè non è una mega pioggiona pesante, vale la pena fare un tentativo. Olè, agganciata al volo. Allora faccio una confessione, in realtà qui è un ripiego, perché io questa mattina mi sono alzato, devo andare ancora più lontano. Poi che è successo? Dopo 20 minuti che sono uscito da casa mi sono accorto che mi ero scordato il portafoglio. Bravo, i segni del vecchiume si vedono. Però vedete, da un ripiego certe volte nascono cose buone, cioè è un lusso avere il lago tutto per me. Però devo stare attento, cazzo, mo c'ho 37 anni e già così, ma là quando ce n'ho 60 che faccio, mi scordo il pisello a casa? Allora, visto che oggi è una giornata così, ho deciso di concedermi anche un po' di trout anal, che da tempo che non la uso sta poracanna, ogni tanto è giusto fargli prendere aria. Olè. Sapete, non è il mio tipo di pesca, vero? Ogni tanto ci proviamo. Ondulante viola e vai. E dai, si è calmato un pochino il vento e quindi vedo i segni sull'acqua e riesco a cecchinarle, che è la cosa più divertente che ci sia. Ora so cosa sicuramente starete tutti pensando, ma sto lago è piccolo, è una pozzanghera. Vabbè raga, questo è, a parte che sono tre, quindi c'è la varietà della scelta. Poi il posto è tranquillo, il posto è pescoso, basta, per passare una giornatina tranquilla è quello che ci vuole. Proseguiamo, andiamo, la prossima sei tu. Appena buttate, n'hanno perso tempo. No, ma si vede che ce ne stavano già parecchie. Mangia. Raga, detto proprio fra noi, ma quante volte può capitare che ci avete tutto il laghetto a vostra disposizione?
che va potete prendere pure con comodo, non è che dite fammi sbrigare, no, se piano tutte le trote se ne fregano, chi se ne frega, ci sto solo io, tre laghi ci sto solo io, che bello raga, che bello. Troppo bello, è troppo bello guardare queste cose. Oh. Vai così. Cominciamo un minimo a salire con la taglia, perché sì, ammettiamo che abbiamo preso certe che sto troderambo proprio. Questa è già un po' più da porzione. E dai, allora la mia buona prestazione aveva attirato due nonnetti osservatori che però adesso sono andati più di là perché per un po' di tempo non stava più niente. Peccato, peccato, perché io ci tengo a queste cose. Il nonnetto osservatore è simbolo di buon auspicio. E ragazzi, è pesca zozzona, il nonnetto osservatore è quello che posso attirare, di certo non vi potevate aspettare due belle fighe, però ci accontentiamo di due geriatrici. E adesso invece parlo alle nuove generazioni di giovani pescatori, sappiatelo, quando voi avrete una buona giornata, io sarò lì ad osservarvi, da nonnetto vecchiettino rugosino bavosino. Me ne sono scappate 4 di fila, è stata una cosa veramente pietosa. Magnano proprio male. Pensare che l'ultima gli ho dato pure 10 secondi di tempo stavolta. Fammela mangiare a mestiere, a costo che gli arriva fino al culo, non mi interessa, ma se vanno per. Ok cazzeggiare, ma se vanno per dei pesci così. Hai digerito, hai caccato l'amo. Bene, proviamo a afferrare adesso. Ce l'abbiamo ragazzi. Ah, finalmente, finalmente. No, perché poi ti abbassano la fiducia a ste cose quando te ne scappano per le file. Dicevo, che me sono rincoglionito io. Questo è ciò che io voglio vedere. Vado al chioschetto a ordinare il panino, torno e trovo la trota attaccata. Avevo lasciato l'archetto aperto, così non se le portava via la canna. Queste sono le cose belle della vita. Dici, cosa vuoi dalla vita? Voglio tornare dal panino e trovare la trota attaccata. Che goduria, ragazzi. Così adesso facciamo anche l'esame del panino. Per quanto riguarda il lago mi piace. E credo. Dite la verità ragazzi, a vedere le trote non ve ne frega un cazzo. Voi state a guardare il video solo perché aspettavate sto momento. Salsiccia, maionese e sottiletta squagliata. Guardate che porciume. Mangiamocelo con le stesse mani con cui abbiamo sfamato le trote, perché noi siamo uomini veri e i batteri ci fanno paura, gli rompiamo il culo. E signori, siamo a fine orario, la pescata è andata. Non mi ci sono impegnato tanto perché era più giornata relax, proprio così bella, divertente. Ho preso proprio 10 trote, proprio preciso preciso, il numero che mi piace a me, perché e devo pulire io. Non è che ho voglia di fare grandi stragi, quanto basta per poter dire che ho fatto una buona pescata, o forse con questa so 11, se non mi scappa pure questa, perché oggi me ne sono scappate veramente tante, almeno 5-6. Proviamo, pare che ce l'abbiamo. Sì, ultima cattura.
Ma dove vuoi andare? E... Quindi pesce avevamo preso, l'aria fresca se la siamo presa, pure un po' d'acquetta, il panino avevamo mangiato, a riposare il cervello se lo siamo riposati. La cosa bella qui, se te lo fermo a pranzo, finisci delle scatte e ne vai a piare rossicini, da paura. Basta, fine, mo smonto tutto e me ne vado, sono felice e contento. Quindi questo abbiamo detto, scusate, è il lago Arcobaleno. Io sono Stefano e questa è Pesca Zozzona, a volte pi, a volte da pinderculo. Ciao a tutti, al prossimo video.